campioni d'Italia o campioni d'Europa, miglior attacco o miglior difesa, ne resterà una sola? Dallo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, Milan-Juventus, basta la parola, Paolo Maldini, 720 partite per lui, oggi tocca il record assoluto e supera anche Franco Baresi. Calcio d'angolo di Rui Costa, Maldini non arriva, col pallone per Pirlo, contenuto Thomasson, da Thomasson, 1-0, tre partite dal primo minuto, tre gol. Sì, la palla è andata fuori, la difesa dalle Juve è salita, adesso ci faranno rivedere il replay, non è salita correttamente, è rimasto tutto solo Thomasson che ha avuto il tempo di stopparla e di metterla dentro. Mette il faccione anche su questo gol per non sbagliare, Inzaghi andando a esultare con Thomasson. Ci sono state proteste dei giocatori della Juve che solo da poco hanno rinunciato a rincorrere il direttore di gara. Ecco il replay, il tocco è molto prima, la palla arriva lentamente a Thomasson. Questa inquadratura è difficile, ma Camoranesi è l'ultimo, lo vedete lì sul fondo a uscire. Camoranesi, l'uomo sul palo, è l'ultimo ad uscire e probabilmente lui a tenere il gioco nettamente Thomasson. E poi la palla forse la tocca addirittura Di Baio. Forse sì, però comunque anche l'avesse toccata Pirlo non ci sono dubbi. La finta di Di Baio, 1-2 con tre seghe, Di Baio marca! Di Di Baio, pazzesco, sono matto per averci provato e c'ha ragione. Che gol straordinario, l'aggettivo l'hai detto giustamente, pazzesco, hanno fatto un'azione bellissima, finta di andare in conto, ha ricevuto la sponda di Trezeguet e poi al volo ha lasciato partire un tiro incredibile e neanche Dida è riuscito a prendere questa palla. Gol bellissimo, organizzata, anche l'azione molto bella, ha lasciato partire la gamba molto bene e ha trovato l'incrocio dei pali. Ma che bel gol! Finta, triangolo di Trezeguet che non era neanche pulitissimo. Guardate Di Baio con il sinistro. Un gol che resterà nella storia di questo campionato almeno. Guarda l'azione, per la sua Fabio. Bellezza. Finta, è andato incontro Di Baio. Ha fatto la finta. Punta con Trezeguet, alla ripresa lui. E di sinistro l'ha scaricata all'incrocio. Grandissimo gol.